30.000 mi piace se rivolete le reaction allo stadio. Sì. Bene ragazzi, carichi come non mai da Fuse Gamer. Oggi ragazzi siamo qui con questo video incredibile, perché oggi ragazzi ritorna praticamente la Serie A. Ragazzi, manca poco, manca un mese. Oggi andremo a reagire al sorteggio di, in questo caso, Napoli, Juve e Milan. Ma ovviamente commenteremo anche gli altri big match. Ragazzi, cosa vi aspettate da questa stagione, soprattutto da te, Talentino? Vai, sicuramente tua. Sicuramente è un anno migliore rispetto all'anno scorso. Harry? Io spero di confermare le prestazioni dell'anno scorso e fare meglio magari. Ah, ok, meglio del secondo posto. No. Quindi vabbè. Senza Gigio però. Basta. Tanti giocatori. Basta frecciatine. Quindi ragazzi, dopo aver vinto l'Europeo dell'Italia, dopo essere stati uniti per un mese intero, adesso ci scontriamo tra di noi. Si ritorna ad essere gli italiani. Da Napoli sinceramente ci aspettiamo sicuramente meglio. E dai Luciano, dai Luciano, rimane, portaci in zona Champions. Rimane Insigne? Sì. No. Ok ragazzi, allora qua ci dice che mancano 15 secondi alla prima giornata. Pronostico del Milan, chi becca? Il Venezia. Juve? Allora, l'anno scorso abbiamo beccato la Samp, quest'anno il Genoa. Allora, la serenità non so se possiamo beccarla, però forse la dico no. Tu dici, io dico Torino. Va bene, dai. Ragazzi, andiamo subito a vedere se ci sarà un big match. Napoli-Venezia, Harry. Napoli-Venezia. Roma-Fiorentina, subito big match. Cacchio, raga, Napoli-Venezia. Ma non è che Juve Milan la prima. Venezia inizia subito forte. Vabbè, una neopromossa. Non è Samp-Milan. Sampdoria-Milan. Beh, chi manca allora? La Juve manca. Raga, Juve-Udinese allora. Udinese-Juve. Udinese-Juventus la prima. Quindi, vabbè, dai. La Juve inizia fuori casa. Il Milan fuori casa, il Napoli in casa. Ci e sta. L'Inter in casa. Ragazzi, allora fanno la 20ª giornata Juventus-Napoli, dati. Prima già di ritorno subito, così. Il Milan-Roma. Milan-Roma, quindi due big match. E poi abbiamo... Niente, vabbè, per le nostre queste. Da Napoli-Venezia, Juve-Napoli. È un attimo. Seconda giornata, Genoa-Napoli, Juventus-Empoli e Milan. Cagliari. Seconda giornata easy, sulla carta sempre. Sì, sembrerebbe soft, diciamo. tranquilla sembrerebbe. Quindi, Criscito, Mimmo, già la seconda rispetto alle promesse. Ci dovresti, ecco, non dico cosa, vabbè. Vedremo. Terza e quarta giornata di campionato, vediamo Milan con Lazio, Napoli-Juventus alla terza, 12 settembre. Attenzione! Manca a farla apposta, quando c'è un big match a noi, anche il Milan sta uscendo, prima con la Roma. Quindi abbiamo noi le prime tre: Venezia, Genoa e Juventus. Juve-Milan alla quarta. E Udinese-Napoli, che ha già scontrato la Juventus. Vabbè. 19 settembre. Mamma mia ragazzi, sì, due big match di fila abbiamo. Un inizio col botto. Sì, perché Napoli mo becca subito la Juve, tati. Cosa ne pensi? Qua si vedono i forti. Noi siamo i più forti. Ma speriamo se voglio stati. Mamma mia, vi prego. E poi alla fine, terza andata, prima ritorno, più o meno è come se fosse. Sì, più o meno lì. Uguale al solito calendario. Quinta e sesta giornata. Speriamo non in un big match. Sampdoria-Napoli, Spezia-Juventus e Milan-Venezia. Harry, ce l'ha adesso. Il tuo derby. Poi Juventus-Sampdoria, il derby di Roma alla sesta giornata. Napoli-Cagliari. E poi il Milan. Spezia-Milan. C'è anche un Inter-Atalanta. Inter-Atalanta che... Niente male. Guardate caso, Milan-Venezia il 22. Guarda caso, Harry, fai vedere il tatuaggio. È un segnale. Ovviamente, Harry. Raga. 2-2 quindi? 22 settembre. Comunque, basta che. Cioè, parlo per il Napoli. Mo c'è stato Napoli-Juve. Poi la giornata dopo non c'è un big match. E questo è molto importante. Napoli. Non è un big match, Sam Napoli. No, però. Gli squagliate? No, vabbè, non bisogna mai sottovalutare però... Fabio! Basta, non avete il big match. Settima giornata, ragazzi, attenzione. Abbiamo misa Atalanta-Milan, se vedo bene. Atalanta-Milan, Fiorentina-Napoli e Torino-Juventus. Tre match ostici, direi. Madonna, Atalanta la settima. Ma perché fanno una alla volta? Un cazzo. Ma finiamo domani così. Comunque, tredesima giornata. Oh, pure il derby lo fanno vedere. Stanno mettendo solo i derby praticamente. Quindi sedicesima giornata. I derby di ritorno. Vabbè, fine. 6 punti buoni, grazie Toro. Oh, sì, attenzione, ventisesima giornata. Inter-Juventus, la nona giornata. Nona e terza? E 31esima. Ah, 31. Sì, prime 10 giornate sono belle toste. Vabbè, ve le levate. Milan-Napoli e Inter. Roma-Napoli alla nona e alla 33esima. Anche il Napoli dopo la Juve alla Roma fuori casa.
La nona, infatti, oh, vai giù. Eccolo, la dodicesima e ventiquattresima. Dodicesima e la ventiquattresima. Beh, il doppio. 7 novembre e il 6 aprile. Vabbè, e il 6 febbraio. Dovete aspettare un po', Harry, prima di vedere il derby. Quindi però in realtà poi dopo febbraio, dopo due mesi, dovete rigiocare. Oh, sì, Lazio-Juve, tredicesima e trentasettesima, quindi alla fine. Stavolta c'è Dybala però. Stavolta c'è Dybala però, con la Dybala mask, vi frega tutte. Quando si gioca il derby di Genova? Oh, derby. La lanternina, Mimmo. Mimmo, ti chiamo per te. 12 dicembre. 12 dicembre. Primo maggio. Vabbè, se ci inviti noi veniamo, ecco. Allora, 37esima e 38esima, Napoli-Genoa, quindi Mimmo ti aspettiamo a Napoli. Milan-Atalanta. Oh, Fiorentina-Juve l'ultima. Fiorentina... Juve. Fiorentina Juve è l'ultima, abbiamo Spezia Napoli all'ultima, Sassuolo Milan all'ultima. Juve Lazio e Fiorentina Juve. Minchia. Buono. Tosta. Oh, pure Juve Lazio, hai detto, infatti 37esima. Alla 37esima uno scontro abbastanza decisivo, se sono tutte lì lì. Se sono, se è come l'anno scorso il campionato è tosta. Atalanta e Sassuolo Milan. Però speriamo di chiuderlo prima il campionato, ecco. Sì, al quinto posto. No, no, quest'anno no. Sesto, dai. Quest'anno lo vinciamo di nuovo. Lo vincete? Dici? Come dati state scendendo? Ma voi iniziate a scendere adesso. Se non lo diciamo. Dati è una ruota, dai, da 10 anni che vincete. Yeah, veramente. Abbiamo fatto il saltino, e mo c'è di nuovo. Vincere un po' il Milan, un po' il Napoli. Dati, un po'... Adesso iniziate a scendere di nuovo come gli anni passati. La Juve non sbaglia, 2 anni di fila. La Juve non muore mai, ricordatelo. Undicesima, Salernitana Napoli, ecco il derby, ecco, della Campania. Roma Milan. E la Juve. La tredicesima abbiamo Inter Napoli. Oh, Inter Napoli. Lazio Juve. Fiorentina Milan. Oh, ma comunque, cioè, tipo sì, in una giornata ci sono un sacco di big match. Non è mai capitato quasi un solo big match, è vero. Sassuolo Napoli, Salernitana Juve. Andrei lì che ti farai, aspetta, lì che ti farai Salernitana Juve. No, la tifo Salernitana. Ma va a cagare, va. Non ci credo. Diciottesima giornata, Milan-Napoli. Benvenuto Harry. Il 19 dicembre ci vediamo, ragazzi. Allora, qui abbiamo la 23esima, attenzione, Napoli-Salernitana e per Milan... Milan-Juventus. Milan-Juventus. Alla 23esima, quindi vi scontrate, ragazzi. Ci sta, ci sta, ci sta. Nel gelo di Milano. Il Napoli comunque per ora... distribuite bene come detto prima Ando, perché adesso c'è Napoli-Inter alla 25esima e Atalanta-Juve, va. Madonna. Quindi ragazzi, mi raccomando, diteci qua sotto i commenti secondo me chi è stata tra virgolette avvantaggiata, anche cioè avvantaggiata, chi ha il calendario migliore, sì, distribuito meglio, sì, distribuito meglio. In Napoli è andato bene, devo dire la verità, non so voi cosa. Vabbè, noi tosto nelle prime 10 e nelle prime 10 del ritorno, però ci sta alla fine, va bene. Il Milan, Harry? Milan al ritorno sono, mi sa, sono spartite bene, a parte le due con Juve e Inter, e al ritorno e all'andata invece difficili un po' le prime. Mai due big match consecutivi per il Napoli, quindi questo è buono per noi. Mai successo in da 10 anni a questa parte. Quindi ragazzi, mi raccomando, lasciate un mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale. Noi ci ripecchiamo nel prossimo video. Bella ragazzi. Serie A, ragazzi.